Federico Furlan per un debutto migliore mancava solo il gol. Eh sì, è arrivato, però è importante sia arrivata questa vittoria perché è importantissima contro una grande squadra e mi dicono che è tra le favorite per vincere il campionato, quindi era giusto ripartire così e è stato un buon esordio. Che impressione ti ha fatto la risposta del pubblico sugli spalti anche al momento della tua sostituzione? No, mi fa molto piacere essere tornato qui. Nel senso, faccio i complimenti alla gente che è venuta allo stadio, che ci sostiene. E noi cerchiamo questo, cerchiamo sempre più entusiasmo per portare sempre più gente allo stadio e far diventare grande il Varese. Ti stai allenando alle bistecche da parecchio, che impressioni hai sulla squadra? Sì, no, è 2 settimane che mi sto allenando con la squadra e mi ha fatto un'ottima impressione perché anche con lo staff mi sono trovato bene, il gruppo è sano, i ragazzi mi hanno fatto subito sentire uno di loro, quindi sono molto contento. Arrivi da categorie superiori, senti un po' una certa responsabilità. Beh, è chiaro che è la prima volta che faccio questa categoria, però mi sono messo subito a disposizione del mister e della squadra. Poi ho parlato con i ragazzi che porterò le paste per l'esordio in Serie Un giocatore importante come te di tornare a Varese. Tra l'altro, Dino ha giocato moltissimo, però è stato tra i protagonisti della prima del maggio. Insomma, la tua scelta di giocare qui. No, allora è nato tutto, diciamo che all'ultimo giorno di mercato ero ancora della Ternana e ho trovato un accordo per la risoluzione del contratto. Avevo delle proposte in Serie C, ma non volevo andare a giocare al sud perché comunque voleva dire altri sacrifici. E io e la mia famiglia ci siamo spostati parecchio. E quindi mi sono trovato qua perché mia moglie è di Varese, abbiamo casa a Varese, quindi ho detto vado ad allenarmi con Varese. E poi è nata questa situazione, mi sono trovato bene, quindi è nata così.